Continuiamo il racconto che stiamo prendendo dal libro del cardinale Diodonné Zapalangá, arcivescovo di Bangui in Centrafrica, racconto che lui fa della sua scelta e del suo incontro dello stare con i poveri. Eravamo arrivati alla necessità di passare dalla misera commiserazione di un povero. Quando si incontrano i poveri non bisogna commiserarli o soltanto dispiacersi o soltanto piangere per loro. Bisogna passare ai fatti, bisogna rispondere ai loro bisogni. Quando uno può farlo, deve fare quello che può. Se uno non può, un sorriso, un incoraggiamento, una pacca sulle spalle aiuta tanto. Allora, che cosa fa il cardinale? All'epoca non lo era, era studente in formazione tra i padri spiritani e nel caso concreto si trovava in Francia nella comunità di Clamart. Bene, lui prende una decisione, era studente, non aveva ruoli di responsabilità, non era superiore, non poteva, tra virgolette, decidere o comandare in comunità. Sentiamo il suo racconto. Ho così comunicato, dopo aver incontrato i poveri di Clamart, alla mia comunità che volevo invitare a cena qualche senza fissa dimora. Che reazione si sono avute? Continua il cardinale Diodonné Zapalangá. Sì, si sono tutti guardati l'un l'altro con aria imbarazzata. Qualcuno mi ha detto che forse non era una grande idea. Invece sì, insistevo, racconta il cardinale. Li inviterò e loro verranno. La domenica dopo, metà dei fratelli della mia comunità era assente. I miei amici della strada sono venuti con una bottiglia di vino. A tavola c'erano lunghi silenzi e noi non eravamo a nostro agio. E così, lo shock dell'incontro con i più poveri ci costringe a uscire dalla nostra zona di comfort. Quando tu incontri il povero, molte volte, veramente, se vivi un incontro vero come questo, ti senti a disagio, un disagio interiore, perché il povero ti costringe a metterti in discussione, andare al di là delle tue certezze. E continua il cardinale Diodonné. Ma a cosa serviva parlare di povertà se per i più indigenti non c'era posto a tavola con noi? Invitarli era un modo di convertire lo sguardo dei miei confratelli, cioè di altri sacerdoti e religiosi spiritani. Un modo quindi di convertire lo sguardo dei miei confratelli su coloro che andavo a trovare e che chiamavo amici, come Cristo chiama noi amici. Vedete, la forza dell'amore, la forza di servire i poveri. Un servizio che spesso, ancora oggi, non viene nemmeno compreso da chi ha scelto di fare questo, come in questo caso i confratelli del cardinale Diodonné. Ma non lo facevano certamente per cattiveria, ma perché forse non si lasciavano appunto inquietare e interrogare dai poveri, così come faceva e fa il nostro cardinale di Bangui all'epoca in Francia. Che bella preparazione per il Natale, ci sta inquietando un po'? Buon segno, così vivremo un Natale più vero e più autentico. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!